Benvenuti, oggi siamo a Milano in via Teglio 11, ci troviamo al Centro Culturale Shaolin di Milano e incontriamo David. Siamo oggi all'interno del Centro Culturale Shaolin di Milano, che per esattezza è lo Shaolin Temple Italy, e siamo all'interno del mio ristorante gastronomia biovegano Takeaway, dove praticamente ogni giorno diamo da mangiare a un sacco di persone. Allora Davide, ci vuoi raccontare come è iniziata questa tua iniziativa, questa tua voglia di andare da solo, visto che comunque ci hai già anticipato che avevi già iniziato da diversi anni a lavorare con Mensana? La mia esperienza con Mensa Sana, diciamo, e con l'alimentazione vegana è nata nel 2004 con il Mensa Sana di Via Crema. Avevo aperto questo piccolo ristorante gastronomia biovegano dove praticamente in una 65ina barra 70ina di metri quadri cucinavamo 100 per 150 persone inizialmente. Poi io ero un ragazzo molto giovane, avevo 14 anni e mezzo, abitavo a Pavia, il posto era Milano, stavo cercando qualcosa di lavorare, volevo fare un lavoro, mi piaceva un sacco l'idea di inizialmente mi piaceva l'idea di lavorare, mi piaceva un sacco l'idea di diventare un cuoco. E ho incontrato Rodolfo Condolucci Valentino, che per tutti è conosciuto come Rudy, e lo incontrai che aveva questo ristorante proprio in via Crema. Quindi, non so, nel senso, io stavo cercando lavoro, lui stava cercando ovviamente un giovane allievo, e da lì ho iniziato a lavorare. È stata anche abbastanza lunga, nel senso che facevo avanti e indietro Milano-Pavia, nel senso, quindi il progetto era molto interessante. Io ero un ragazzo alla fine, avevo 15 anni, quindi non avevo nemmeno 15 anni. Inizialmente, immaginatevi un ragazzo che deve affrontare il mondo del lavoro così da nulla, è stata anche, nel senso, un po' complicata. Ho iniziato a lavorare lì ho conosciuto un sacco di persone, tantissime persone, ho imparato a cucinare vegano. Ci vuoi specificare che cos'è la cucina vegana? La cucina vegana è una cucina che parte da un valore molto etico, che praticamente è preparare tutto nel rispetto degli animali e dell'ambiente. Non si cucina alcun prodotto animale derivato, nessun grasso animale, né latte, né zucchero, né burro, né uovo, né lievito. Si tende a cucinare qualcosa di salutare e qualcosa di sano, qualcosa di leggero, qualcosa che quando una persona si ferma a mangiare a pranzo poi rientra al lavoro e non è appesantito da fritti, bistecche, da un qualcosa che lo appesantisce, da un qualcosa che entra al lavoro e non ha più forza e non ha più energia poi per potersi concedere ad altre 3-4 ore di lavoro probabilmente. Quindi una persona mangiando vegano riesce anche ad avere pensieri più puliti, ad avere più energia secondo il mio punto di vista. Perché hai deciso di abbandonare l'aiuto e di decidere di andare da solo? Perché comunque sei sempre giovane, 24 anni, cosa ti ha spinto a tentare questa avventura di solitudine, diciamo? In realtà non sono partito in sé. Non so come dire, non è che ho mollato, io non ho mollato in sé, perché io sono e farò sempre parte di Mensa Sana, sempre. Perché anche a 54.000 km da qui farò sempre parte di Mensa Sana, questo è poco ma è sicuro. E sono tantissimi anni, sono passati quasi 10 anni, sono dal 2003, dal 2004 ad oggi è stata una continua partecipazione. Poi il lavoro di una vita da cuoco non è come un lavoro di ufficio, uno fa 8 ore al giorno, cioè sei impegnato anche i giorni 24 ore su 24, quando vai in fiera e devi fare magari 25.000 pasti, o quando ti ritrovi a fare matrimoni in Toscana, matrimoni, catering, eventi, banchetti, cioè non ha orario, è un lavoro che non ha orario. Quindi in sé poi uno si appassiona. Penso che l'alimentazione vegana è nel sangue, nel senso che in qualsiasi istante, cioè Mensa Sana è qui a pochi chilometri, quindi sono qui, Mensa Sana è qui, io sono qui, gestisco tuttora ancora il servizio catering di Mensa Sana, che abbiamo sviluppato negli ultimi 3 anni in maniera molto 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 proficua e come si può dire, alla portata di tutti, perché noi effettuiamo catering a dei prezzi
diciamo, non soffochiamo il cliente, cerchiamo di avere un piccolo ricavo noi e far sì che il cliente sia soddisfatto sia a livello di prezzo che a livello di palato, di cibo, di simpatia, di sorrisi, perché quello che manca sempre nei servizi catering è il sorriso. Allora Davide, a settembre avete fatto l'inaugurazione, il 24 di settembre. L'inaugurazione è stata fatta il 15 di settembre. Come sta andando? Un'ovattività? E di che cosa ti occupi principalmente? Cosa offrite in questo ristorante takeaway? Noi in questo ristorante takeaway ovviamente serviamo cibo vegano, diamo la possibilità al cliente di entrare, di scegliere tra 20 ricette completamente nuove ogni giorno, quindi varietà innanzitutto, e tra 5 primi, 5 secondi, 5 contorni, abbiamo sempre un'ampia, diciamo, una vasta scelta di dolci, ecco. Abbiamo, per esempio, abbiamo sempre 10 torte in vetrina diverse, tra cioccolatini, tartufini anche. Poi la nostra vera forza è il fatto che noi non facciamo pagare il coperto, l'acqua e tè rimane sempre in omaggio sui tavoli ed è un tè quiche aromatizzato all'anice. L'acqua è microfiltrata ad osmosi inversa e il cliente sa, entra e spende tra i 7, 10 euro, 11 euro. Noi abbiamo clienti che a pranzo mangiano anche con 5 euro, pare. Tu mangi solo quello che pesi, cioè in base al peso del piatto tu spendi i soldi, quindi così il cliente riesce a rendersi conto, non è che il prezzo gli varia ogni volta in base alla pietanza, al piatto, alla cosa, quindi si sa già regolare il cliente quando viene. C'è il giorno che ha fame, vuole spendere magari 10-11 euro e c'è il giorno che magari spende 4 euro, ecco, diciamo. Varia dal cliente, le persone possono anche solamente entrare per prendersi una fettina di torta e degustare il nostro tè, che è un tè cucchiccio o bancia, dipende, varia, intostato in legnetti, privo di teina, aromatizzato all'anice. È una bevanda molto digestiva, diuretica anche, fa benissimo i reni, e essendo privo di teina non ti fa rientrare schizzato, diciamo, in ufficio. Mi sembra che di recente avete anche organizzato una consegna a domicilio del vostro... state organizzando una consegna a domicilio del vostro cibo, diciamo. Abbiamo iniziato da qualche giorno, diciamo da 2 settimane, per un certo senso. Effettivi saremo ancora più operativi da lunedì questo. E abbiamo organizzato questa modalità di consegna a domicilio, dei delivery praticamente, che vengono effettuati o in bicicletta o con il furgone metano ecosostenibile. Noi mandiamo una mail tutte le mattine agli uffici, ai clienti, cioè, e il cliente ci risponde, gli componiamo un piatto, ovviamente sta a noi nella massima della riservatezza. Tra l'altro abbiamo studiato un bel packaging molto molto interessante e carino in Matter B, di un bel colore, Matter B che sarebbe poi alla fine fibra di grano. Quindi una persona finisce di mangiare, prende e butta tutto assieme, che è umido, è una fibra di grano riciclata, diciamo, quindi questa è anche la cosa molto interessante. E come possiamo dire, la cosa che ci ha subito avuto un riscontro, noi inizialmente siamo partiti con 10-12 mail, 12 delivery al giorno, no? Poi dopo pochissimo gli amici, i colleghi, altre nuove aziende appena siamo riusciti a mettere fuori un pochino di informazioni che noi ci occupiamo di fare delivery, siamo riusciti ad attirare tot persone che ci stanno continuando a mandare la mail dicendoci sai, noi siamo interessati ad avere, saremmo interessatissimi ad avere cibo vegano in azienda. Quindi noi fin dove riusciamo ad arrivare ci arriveremo, è il nostro obiettivo. Il nostro primo obiettivo è quello di far star bene la gente, fargli spendere una cifra che deve essere corretta e giusta. Come potrete vedere, qui siamo in via Vincenzo Lancetti, questo è il passante ferroviario di Lancetti. In fondo di qua c'è Viale Stelvio e a 5 minuti troviamo la metropolitana di Viale Zara. Qui questa è Via Teglio e il nostro ristorante si trova proprio lì in Via Teglio numero 11. L'Italia, Viale Jenner, in fondo alla via questa è Viale Jenner e siamo a 5 minuti dalla metropolitana di Maciacchini. Qua passa il 29. Questo è l'hotel Lancetti 43, siamo, come possiamo dire, vicinissimi, siamo comodi, siamo comodissimi da arrivare, facili da raggiungere, a 30 secondi dal passante ferroviario di Lancetti.
da madre natura. Entriamo, venite. Eccoci, volevo mostrarvi un pochino la nostra tipologia di piatti e cosa prepariamo. Prepariamo ogni tipo di cereale esistente: farro, riso, orzo, kamut, grano saraceno, tapioca, quinoa, spaghettini di riso, spaghettini di soia, facciamo lasagne, facciamo cannelloni, arancini, polpette di cereali e verdure. Che zuppe di stagione, facciamo piatti estivi, d'estate ovviamente, poi facciamo cereali, cuciniamo tempeh, poi facciamo legumi, cuciniamo tempeh, cuciniamo seitan, cuciniamo tofu, cuciniamo le alghe che sono, è un prodotto che non esiste più e nessuno cucina, gli unici che cucinano le alghe sono i ristoranti cinesi, i ristoranti giapponesi, noi cuciniamo alghe rami, alghe ziki, kombu, wakame, spaghetti di mare, lattuga di mare, dulce, tutti i nostri dolci, tutte le nostre gelatine, in parecchie le nostre gelatine usiamo solamente la agar-agar, facciamo creme di piselli, creme di lenticchie, falafel, falafel di lenticchie, falafel di piselli, ogni tipo di verdura esistente, cuciniamo rape, cuciniamo radici, cuciniamo bardana, cuciniamo un sacco di verdure che la gente non sa neanche che esistano, che si è dimenticata dei veri sapori della verdura, si è dimenticata delle vitamine e dei sali minerali che ci sono all'interno delle verdure, all'interno dell'essenza della verdura, quello che manca. La zucca, dove la cucinano più la zucca? Forse in montagna, forse in Piemonte, forse in qualche posto al nord cucinano la zucca, ma se no non si trova più da nessuna parte. Sfido qualunque locale che mi propone la zucca. La zucca è un piatto buonissimo, un piatto salutare, un piatto anche digestivo. Io posso mangiare qualcosa anche che è pesantissimo, ma se ce lo accompagno con delle fettine di zucca, lo digerisco. È un po' come la mela. La mela aiuta a digerire qualsiasi tipo di cibo, qualsiasi. Cuciniamo torte salate, strudel, poi abbiamo anche una vasta gamma di dolci, si continuano ad alternare, tartufini al cioccolato, fatti con panna di avena, malto di riso, in tutti i nostri prodotti non c'è alcun prodotto animale derivato, plum cake al cioccolato, plum cake all'uvetta, tendiamo a non utilizzare farine di grano, cerchiamo di usare farine di farro, farine di avena, farine di riso, facciamo un sacco di dolci gluten free, abbiamo tutti i giorni il 45% delle ricette in vetrina per persone celiache, per persone che hanno intolleranze alimentari tipo intolleranze al grano. Diamo 3-4 tipi di torte pure per le persone celiache, anche perché c'è il bimbo, per esempio c'è il bimbo che purtroppo cosa fa a scuola quando va a portare la torta al bimbo che fa gli anni a scuola, cosa fa? Porta la torta, i bambini non la mangiano e lo prendono magari in giro, noi abbiamo la possibilità tramite 2 o 3 torte che facciamo dolci, buone, gustose, che i bimbi vengono qui, si mangiano la loro fettina di torta e si fanno una merenda qui, e onestamente dobbiamo andare a vedere tra quel bambino e gli altri, quello più fortunato è il bimbo che mangia senza glutine, è lui il fortunato, perché è lui che sta iniziando a scoprire un'idea di ciò che è il futuro. Questo cibo è il futuro, è la benzina del nostro corpo. Noi se diamo una sbagliata benzina al nostro corpo ad un certo punto ci ingolfiamo, ci fermiamo, lo stress, problemi di pelle, problemi interni, di tutto e di più, ci può capitare di ogni cosa, normale, una cosa normalissima, come se noi mettiamo la benzina in un diesel o un diesel nella benzina. Qui vi facciamo vedere qualche dettaglio così potete facilmente ritrovarvi. Qui potete vedere una piccola brochure informativa.